Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione custodia merce con successiva consegna. Ermi Carpani ha voluto divenire uno di quegli anelli di quella catena di solidarietà che dal nord al sud dell'Italia ha praticamente contribuito per cercare di portare un po' di soccorso, alleviare le sofferenze dei fratelli italiani terremotati. E quindi proprio il 27 agosto, che era una giornata di lutto nazionale, il Comitato ha mantenuto gli impegni precedentemente presi, ha continuato nell'organizzazione di quell'evento culinario che era stato già programmato lì ai Giardini e nell'occasione fu stabilito di devolvere tutto il guadagno di quell'occasione, devolverlo ai terremotati. L'introito è stato di circa 2.000 euro, sono 2.000 euro che noi oggi come Comitato di Carpani consegniamo al sindaco di Portoferraio, Mario Ferrari. Ringrazio il Comitato di Carpani che come altre realtà portoferraiesi ha dato il suo contributo per concorrere a un impegno concreto di sostegno alle popolazioni che purtroppo hanno visto stravolta la propria realtà, la propria città e la propria vita. E con il sindaco di Amatrice c'è sempre stato un rapporto, possiamo dire di amicizia, per la lotta in comune che abbiamo portato avanti per la difesa dei piccoli ospedali. E entro fine mese abbiamo in programma un incontro con lui per consegnargli materialmente quanto raccolto dalla comunità non solo portoferraiese ma elbana, perché altri soggetti elbani hanno visto il comune Portoferraio come elemento, il trade union come zona terremotata. E a questo punto lo consegno al nostro comandante De Vigili perché provveda alla custodia e all'espletamento di tutte le procedure burocratiche perché questi soldi arrivino alla cittadina di Amatrice.